Dopo il referendum del Regno Unito sulla Brexit, molti paesi dell'Unione Europea hanno iniziato a chiedere le proprie Brexit. In base ai sondaggi, la maggior parte degli euroscettici proviene dai seguenti paesi: Italia, Finlandia, Austria, Svezia, Francia, Paesi Bassi. Ma a partire dal 2023, il numero di coloro che vogliono lasciare l'Unione Europea sembra molto diminuito. Ciò è particolarmente evidente in Finlandia, dove la percentuale di euroscettici è scesa dal 28,6% del 2017 al 15,4% del 2022. Le ragioni principali di queste tendenze sono due: l'esempio della Brexit e la guerra della Russia in Ucraina. Prima però è importante capire come mai lasciare l'Unione Europea era considerato allettante. Nel 2016 l'Unione Europea era accusata di avere una burocrazia eccessiva e lentezza procedurale. E poi l'economia europea è stata colpita dal coronavirus. All'inizio della pandemia è derivato il caos negli aiuti economici alle nazioni dell'Unione Europea. Ad esempio, il desiderio crescente dell'Italia di abbandonare l'Unione Europea era dovuto parzialmente alla mancanza di aiuti adeguati alle imprese. La devastante pandemia ha cambiato sensazioni e attitudini riguardo all'Unione Europea. Frexit, Italexit, Grexit, perfino Swexit, l'uscita che la Svezia minacciò a causa di indiscrezioni sull'aumento del costo del tabacco. Si è scoperto però che la Brexit non è servita come ispirazione all'abbandono dell'Unione Europea alle altre nazioni, ma a mostrare l'altro lato della medaglia. Ricorda quando facevamo parte di un mercato unico, potevi lanciare un pacco di tè o una busta di dolci sul retro di un furgoncino a Birmingham e mandarlo a Barcellona, a Bonn o a Bruxelles senza ostacoli o impedimenti. Ora non puoi più farlo. Piccole aziende che erano solite contare sull'esportazione dei propri prodotti nell'Unione Europea sono state costrette a ricollocare la propria produzione in altre nazioni europee, portandole a diminuire il numero di commissioni e le tasse versate nel Regno Unito. Vediamo che il Regno Unito è piuttosto vicino al fondo della classifica in termini di previsione di crescita economica, specialmente nel 2023. Essenzialmente non ci sarà alcuna crescita e l'unica nazione che ha fatto peggio del Regno Unito è la Russia sotto sanzioni. In aggiunta all'instabilità finanziaria, la Brexit ha portato instabilità politica. Il Regno Unito ha avuto 5 primi ministri in 6 anni dopo la Brexit. Attualmente il 54% dei britannici considera la Brexit un errore, mentre il 28% continua a credere che sia stata la decisione giusta. L'ultimo sondaggio ha indicato che tra le 632 circoscrizioni solo una crede ancora che lasciare l'Unione Europea non sia stato un errore. L'esempio del Regno Unito è così chiaro che persino in Italia, che possiede tuttora il maggior numero di euroscettici, il partito politico Italexit ha ottenuto soltanto il 2% alle ultime elezioni parlamentari, il che non è sufficiente per entrare in Parlamento. Ma c'è un'altra ragione importante, anche se terribile, per l'aumento di ottimismo verso l'Unione Europea. Uno degli scopi principali della creazione dell'Unione era quello di fermare il caos creatosi in Europa a causa dei conflitti del XX secolo. L'obiettivo era quello di rendere più sicuro il continente. La guerra sembrava non riguardare gli europei soltanto poco più di un anno fa, ma l'invasione russa su scala totale dell'Ucraina ha cambiato tutto. Precedentemente letargica e burocratica nelle proprie decisioni, l'Unione Europea ha dimostrato unità e risolutezza. Le sanzioni e l'invio di armamenti hanno convinto le nazioni dell'Unione Europea che non dovranno affrontare un'aggressione straniera da sole. Questo ha dimostrato come essere rimasti uniti durante i momenti critici sia valso la pena di sopportare problemi economici, burocratici e addirittura l'incremento del prezzo del tabacco. Quindi in questo momento non è saggio parlare della fragilità e instabilità dell'Unione Europea, indipendentemente dall'intensità con cui i pro-russi possono provare a mentire.